Sono entrate in campo le due formazioni, Monte di Procida Calcio contro Afro Napoli United. Assistiamo alla 20ª giornata del campionato di promozione Girone B. Le due squadre si affronteranno dopo che all'andata è finita 2-2 in casa dell'Afro Napoli United. Io vado a leggervi le formazioni. Partiamo dagli ospiti con il numero 1 Ciccarelli, con il numero 2 De Rosa, con il numero 3 Gaillet, con il numero 4 Suleiman, con il numero 5 Iervolino, con il numero 6 Severino, con il numero 7 Gassama, con il numero 8 Cariello, con il numero 9 Spilabotte, con il numero 10 Alassani, con il numero 11 Balzano in panchina, con il numero 12 Lalicata, con il numero 13 Capone, con il numero 14 Sica, con il numero 15 Cozzolino, con il numero 16 Alieu, con il numero 17 Reale, con il numero 18 Palumbo, allenatore Montervino. Per il Monte di Procida, con il numero 1 tra i pali Emanuele Casolare, con il numero 2 Antonio De Luca, con il numero 3 Marco Del Giudice, con il numero 4 Marco Lubrano, con il numero 5 Giovanni Tizzano, con il numero 6 Riccardo Zinno, con il numero 7 Marco Caputo, con il numero 8 Francesco Marigliano, con il numero 9 Giovanni Collandria, con il numero 10 il capitano Marco Di Matteo, con il numero 11 Franco Palma. In panchina, con il numero 12 Gianluigi Del Giudice, con il numero 13 Edoardo Arborino, con il numero 14 Carmine Rotta, con il numero 15 Antonio Salzano, con il numero 16 Gianni Attanasio, con il numero 17 Stefano Gioiello, con il numero 18 Felice Esposito, allenatore Salvatore Ambrosino. Parte la gara tra Monte di Procida e Afro Napoli, il primo pallone per i montesi. Zinno avanza ancora una volta al piccolo trotto, non si muovono i compagni, decide di metterla centrale per Colandrea che poteva sgusciare. Attenzione Marigliano, Marigliano con il destro da lontano, la palla deviata in corner. De Luca ora può andare, serve centralmente Di Matteo che ha spazio, accelera il folletto in maglia numero 10, allarga per Franco Palma, ottimo l'aggancio a seguire, la palla sul sinistro, Palma, la conclusione deviata con i piedi Di Matteo. Di Matteo se ne va in dribbling su Balzano, mette per Colandrea, attenzione Colandrea messo a terra, vediamo cosa c'è, l'arbitro dice di proseguire, nulla di fatto. Non ci ha messo il fisico prima Di Matteo, ora De Luca, ottimo in anticipo, non trova la triangolazione con un compagno. Primo tempo che finisce sullo 0-0. Lubrano riconquista la sfera per Del Giudice. Ancora a cercare un compagno, Colandrea sull'out, se n'è andato, la posizione regolare, messo a terra e c'è calcio di rigore per il Monte di Procida questa volta. Va Palma dal dischetto. Palma e la rete del Monte di Procida, 1-0, ha segnato Franco Palma e il pistolero, il capocannoniere del campionato, ha sbloccato questa gara. Monte di Procida 1, Afro Napoli United 0. Ancora Colandrea che cerca di andare alle spalle di Severino, Palma mette bene a terra, prova la verticalizzazione per Di Matteo, la palla filtra per Harry Potter che prova il sinistro morbido, la palla finisce fuori. Balzano chiuso da Caputo, Marigliano anticipa Cariello, ancora Marigliano, serve centralmente Palma, la palla sul filo dell'out, Franco Palma mette dentro, anzi no, la palla sul palo. L'illusione del gol da parte di Franco Palma. Cariello dall'altra parte centralmente per Palumbo, per Sica sull'auto, la conclusione parata bene da Casolare. Di Matteo che invece fa possesso palla, si porta verso la bandierina, poi salta il numero 3 che lo mette a terra, ma la partita finisce qui. Il Monte di Procida batte 1-0 l'Afro Napoli United e conquista 3 punti importantissimi che lo portano a 44 in testa momentaneamente al girone B di promozione davanti alla Sibilla. Franco, un commento ancora una volta telegrafico su questa partita davvero lottata. Partita dura, il Monte di Procida l'ha vinta, complimenti ai ragazzi di Sasa Ambrosino, hanno davvero giocato su ogni palla, hanno davvero interpretato molto bene la partita, sempre concentrati, sempre sul pezzo, quindi veramente una bella figura questa e soprattutto secondo me la consacrazione che i playoff ce li andiamo a giocare.